5 anni. Bruno Scagnelli, lavoratore all'IKEA, pensi che l'azienda attui delle discriminazioni nei confronti degli iscritti agli SICOBAS? Sì, è la prima cosa che hanno fatto, discriminare il COBAS per eliminare, non avere problemi loro internamente. E di più stanno minacciando metà di gente che era con noi per fargli firmare contro ai loro colleghi che non li vogliono più dentro. Quindi al di là del calo della produttività, credi che ci sia una questione politica? Sì, c'è una questione politica e c'è un magna magna qua che nessuno se ne rende conto. Dentro le mura è tutto un complotto unico e basta. Negli ultimi giorni è intervenuta anche la politica con il sindaco Dosi, che ha sostanzialmente detto che l'azienda agisce nel rispetto del contratto collettivo nazionale del lavoro. Cosa ne pensi di questa dichiarazione? A noi non ci risulta, perché il contratto nazionale di lavoro non ce l'hanno fatto, e questa è stata per il primo sciopero che abbiamo fatto. Loro hanno firmato davanti un assessore comunale di Piacenza come testimone e poi non l'hanno mantenuto. E un secondo tempo che ha fatto scattare tutto è l'eliminazione di uno dei COBA senza motivo, per non avere rogne, come dicevo prima, internamente della fabbrica, fare come vogliono e minacciare la gente. Ti ringrazio.